si chiamino chiacchiere, bugie o frappe, conosciamo bene tutti la bontà dei dolci di carnevale per eccellenza che abbondano in questo periodo dell'anno sui banconi di bar e pasticcerie dell'Italia intera. Ecco dove mangiare le migliori frappe di Roma. Quando si parla di dolci, e specialmente di frappe e castagnole, la tradizione deve essere rispettata alla lettera, dunque non si possono non premiare quelle pasticcerie che risiedono nella capitale ormai da decenni. L'antico forno Roscioli merita una menzione per le frappe light, ovvero non fritte ma cotte al forno, fragranti e leggere. In questo locale però si possono trovare anche le castagnole in versione alcolica, cioè bagnate nel rum e nell'Alchems. Da decenni la pasticceria Regoli, zona Esquilino, regala ai suoi clienti frappe prelibate e gustosissime in bella mostra sul bancone. Inutile dire che sono tra le più apprezzate della città eterna, insieme alle frappe realizzate dalla pasticceria Bompiani, elegante e piccolina, ma sempre molto frequentata. Anche in questo locale si punta tutto sulla leggerezza e la friabilità dei dolci di carnevale. Compare anche un noto biscottificio artigianale tra gli indirizzi a cui rivolgersi per assaporare le migliori frappe a Roma ed è a Cipriani in zona San Giovanni. A detta di chi le ha provate, qui le frappe sembrano come quelle fatte dalle nostre nonne. Infine vale la pena spostarsi verso Ostia e fare una capatina alla boutique della frappa, meglio conosciuta come Pasticceria Simona, aperta tra gennaio e febbraio. Propone frappe con il miele e poi fritte. Insomma, quanto a leggerezza non possiamo esprimerci, ma il gusto è inimitabile e c'è sempre il pienone.